Siamo con Don Dario Vivian e Lidia Maggi, ai quali porremo alcune domande. La prima a Lidia, alla quale chiediamo l'importanza di raccontare i racconti biblici oggi. Beh, prima di tutto perché sono capolavori di letteratura e sono belli. Poi perché sono racconti, abbiamo bisogno di narrazioni. In un tempo in cui tutto sembra molto più frammentario, abbiamo perso la memoria del passato e la visione del futuro, allora questi racconti ci restituiscono un po' una dimensione del tempo che si apre alla visione di futuro e alla memoria di passato. E poi perché parlano di noi questi racconti. Mentre li leggiamo, ascoltiamo storie antiche e poi scopriamo che siamo anche noi dentro queste narrazioni, e queste narrazioni ci interrogano, ci danno le parole per dire le nostre difficoltà, ci danno le parole per sognare la speranza. Grazie Lidia. A Don Dario Viviane invece chiediamo l'importanza delle immagini e perché bisogna parlarne oggi ancora, parlarle e illustrarle. Beh, siamo nella civiltà dell'immagine, quindi le immagini ci colpiscono molto di più. Però direi che, come diceva Lidia, anche il racconto è un'immagine, perché attraverso il racconto noi semplicemente non ascoltiamo qualcosa, ma lo tocchiamo, lo vediamo, ne sentiamo il profumo. Allora commentare le immagini a partire dalle scritture significa davvero scoprire un tesoro che tante volte rimane sepolto, perché molte di queste immagini sono nate proprio per aiutare la fede delle persone, per tradurre la Bibbia per coloro che non sapevano leggerla. Allora oggi riandare a quelle immagini e cercare con la parola di Dio, come diceva Lidia, di far capire che nell'immagine c'è dentro la mia vita, questo si incide e quindi ci aiuta davvero nel cammino della speranza. Grazie mille.